A tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultima tastiera da gaming prodotta dalla Razer. Parliamo precisamente della Razer Huntsman, una tastiera optomeccanica dotata ovviamente di switch optomeccanici che diciamo al momento sono esclusiva della Razer stessa. Partendo dalla confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa del prodotto, i riferimenti al modello, il logo relativo alla tipologia di switch implementati. Qui troviamo un'apertura nel caso doveste trovare il modello in un qualche store fisico per assaggiare con mano i nuovi switch optomeccanici. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto, un'immagine, una sorta di esploso relativa a questi switch optomeccanici che, come possiamo leggere nella parte superiore, il punto di attuazione di reset del tasto è lo stesso, quindi in teoria si aumenta la velocità con cui viene inviato il segnale e quindi anche la reattività in gioco. Ovviamente, nella recensione scritta sul nostro sito troverete qualche dettaglio in più relativo a questi nuovi switch e qualche comparazione relativa ai CRMX classici delle tastiere meccaniche in commercio. All'interno della confezione troveremo una classica copertura in plastica trasparente per quanto non utilizzeremo la tastiera e quindi proteggerla dalla polvere, dall'accumulo di polvere o dalla sporcizia. Un set di stickers da applicare dove vorremo, ovviamente croma, anche due nuovi Razer Chroma, i ringraziamenti per acquistare il prodotto e il classico manuale di istruzione. Infine troviamo la tastiera che è la Razer Huntsman. In commercio è disponibile a breve, sarà disponibile a breve anche il modello Huntsman Elite che si differenzia dal modello base per la dotazione di tasti multimediali più una rotellina per la regolazione del volume nella parte superiore destra, relativa superiore anche al tastino numerico. Per quanto riguarda il design dell'Huntsman classica, è ovviamente come possiamo osservare classico ed elegante, classico di ogni altra tastiera di tipo meccanico, ovviamente dotata di una retroiluminazione RGB che migliorerà l'aspetto estetico una volta che verrà collegata al computer. Troviamo il layout di digitazione italiano, come possiamo osservare, quindi tanto di cappello a Razer che sta continuando ad implementare il nostro layout di digitazione nelle tastiere meccaniche che commercializza. Un primo dettaglio dell'Huntsman è la scritta del logo della Razer nuova. Il plate superiore dell'Huntsman è in alluminio, quindi viene comunque data solidità alla tastiera e qualità nei materiali nell'assemblaggio. Troviamo nella parte superiore i tasti da F1 a F3 e poi da F5 ad F7 che sono tasti multimediali che vanno a funzionare con la combinazione Fn più il tasto di nostro interesse. Troviamo il tasto per la macro, il tasto gaming mode, il tasto F11 e F12 per la regolazione dell'intensità della retroilluminazione. Infine troviamo pause per mettere in sospensione il computer. Qui troviamo al di sopra delle freccette direzionali i vari LED relativi alle macro, la gaming mode, lo scroll lock, blocco numerico e via discorrendo. Spostandoci nel retro della tastiera possiamo osservare il classico design, una superficie, in plastica, leggermente rugosa. Nella parte superiore troviamo primi tre gommini, piedini in gomma. Ne troviamo altri tre nella parte inferiore, due centrali di forma rettangolare e più grandi, altrimenti troviamo i classici piedini in plastica a doppia apertura, come possiamo osservare, e ciò permetterà di rialzare un minimo la tastiera e agevolare la digitazione sulla stessa. Nella parte superiore non troviamo nessun dettaglio. Leggermente vi facciamo sentire il rumore di questi nuovi switch optomeccanici. Come possiamo osservare, hanno un suono clicky, classico dei CRMX Blue, e hanno una, per così dire, feedback tattile lineare, quindi simile ai CRMX Red. Andiamo a rimuovere il caps del tasto ESC per mostrarvi da vicino i nuovi switch optomeccanici implementati da Razer. Come possiamo vedere, la struttura centrale è CRMX compatibile, quindi anche i caps potranno essere sostituiti eventualmente. Troviamo degli stabilizzatori che sono
questi gancetti di alluminio che permetteranno milioni di pressioni senza andare a intaccare troppo la struttura e il meccanismo di attuazione. Nella parte superiore troviamo un LED RGB e vedremo nella recensione scritta un po' le varie caratteristiche tecniche e come si comportano in gioco. Passiamo al cavo, che è un classico cavo rivestito in intreccio di tessuto, e il connettore USB non è placcato oro, però troviamo sempre l'inserto di colore verde a richiamare maggiormente il brand della Razer. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete ulteriori dettagli, immagini illustrative, le nostre considerazioni, le nostre conclusioni e valutazioni circa questo nuovo modello proposto da Razer. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.